Buonasera, bentrovati. Questa sera siamo io e Valeriano. Che saluto. Ciao. Valerio. Buonasera a tutti, buonasera Stefano. Allora, intanto vi porto anche i saluti di Ana, che oggi purtroppo si è svegliata con la febbre quindi non, non sarà dei nostri. Tra l'altro, anche un peccato anche per il fatto che questa sera sembrava sereno sul nord quindi avremmo potuto dare un'occhiata in diretta alla, alla supernova, magari. Eh, la supernova di, qua, di cui parleremo comunque un po' stasera e magari è rimandato un po' di qualche serata a tempo che, che Anna si, si riprenda un po' tanto diciamo la curva di luce delle supernova di questo tipo non è così veloce eh, a, a sparire quindi qualche serata buona ce l'abbiamo la, ancora un mese, un mese e mezzo per vederla e quindi questa sera eh, parliamo un po' mh, del del cielo che, che andiamo a, a scoprire nel prossimo mese, quindi nel mese di giugno. Eh, ne parliamo un po' di meno perché poi diamo un po' più di spazio effettivamente a questa, a questa supernova che è esplosa in modo che comunque magari possiamo dare qualche indicazione su come andarla a cercare e di che cosa si tratta principalmente. E poi andremo a vedere... Una parte principalmente del cielo di, di giugno, la parte della costellazione del Cigno e un po' della Lira. E, e poi andremo a vedere quali sono i principali oggetti che ci si presentano in questa, in questa zona, perché ci si presentano questi, questi oggetti, e poi con Valeriano andremo a vedere come riprenderli al meglio, come osservarli, come riprenderli al meglio e qualche ceno di elaborazione di questi oggetti che, che saranno essenzialmente nebulose vedremo anche perché eh, questo è il periodo delle nebulose mentre per esempio a febbraio marzo abbiamo parlato esclusivamente di galassie allora cominciamo dal cielo intanto buonasera a chi si è collegato adesso buonasera e cominciamo dal cielo del nord ormai nelle dirette passate lo abbiamo eh... L'abbiamo analizzato abbastanza a fondo. Abbiamo visto ogni costellazione quindi questa sera andiamo a vedere il cielo del Nord quasi esclusivamente per andare ad individuare questa, questa galassia all'interno della quale è esplosa questa supernova. Dovreste vedere che si muove Stellarium? Chiedo conferma. Sì, 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 perfetto. Ok, e allora si trova nella galassia M101. La, la galassia M101 si trova all'interno della costellazione dell'Orsa Maggiore, quindi l'Orsa Maggiore siamo facilitati in questo periodo dell'anno eh, perché comunque si trova abbastanza alta all'orizzonte qui stiamo al 15 di giugno, quindi eh, ci spostiamo un po' indietro al 16 di giugno, ci spostiamo un po' indietro per arrivare a queste sere perché comunque eh, la, la supernova è eh, oggetto attuale. Oggi è 24, se non vado errato. O meno. E quindi vediamo che l'Orsa Maggiore è molto, molto alta sull'orizzonte. Ormai la sappiamo riconoscere: ha questa forma eh, a grande carro, grande mestolo. E per andare a trovare questa galassia M101, dobbiamo andare sulle prime due stelle. Del, del manico del, del mestolo, del timone del carro, insomma come, come volete quindi queste prime due stelle Alkaid e Mizar Mizar e Alcor e andare a disegnare idealmente una sorta di triangolo equilatero in direzione mh, del nord, diciamo nord nord-est, quindi se prendiamo queste due stelle come base, disegniamo questo triangolo equilatero e andiamo un po' a zoomare verso la zona che ho indicato, eccola qua che appare la galassia M101. Quindi Alcaid, Mizzare al Core e questo triangolo per, per trovare la galassia. E questa è la galassia così come ci appare eh, normalmente. Eh, si tratta di una galassia spirale. È stata scoperta da Pierre Meshen e da Charles Messier eh, nel 1781. Quindi quello era il periodo che quelli erano i personaggi, quindi eh, hanno scoperto quasi tutto loro. È anche nota come galassia girandola. Ed è tra le galassie più note. Eh, si mostra perfettamente di faccia, quindi si presta in tutta la sua bellezza. Ed è visibile già anche con un binocolo, perché comunque è abbastanza luminosa, è molto estesa e, ed è anche relativamente vicina perché si trova più o meno 20-21 milioni di anni luce di, di distanza. E, I suoi bracci, come vedete, anche se effettivamente ha un binocolo, ha un telescopio, quindi visualmente sono abbastanza deboli, eh, sono completamente colorati, questo viene, viene fuori nella, nella fotografia, e questo colore, il colore che, che tende a dominare nei bracci, è dato da questo rossiccio viola, quindi sono zone di formazione stellare, E quindi è una galassia che ci offre eh, parecchi spunti, perché comunque ci consente di vedere de, delle regioni H2, quindi delle regioni di formazione stellare, di idrogeno ionizzato, eh, ci consente anche di vedere molto spesso la morte delle stelle, perché comunque all'interno di questa galassia sono state osservate diverse, eh, diverse supernove. Già nel secolo, nel secolo scorso se ne sono registrate quattro, eh, l'ultima era del 2011, adesso ne è esplosa un'altra, quindi è una galassia che, non, eh, che, che riserva spesso delle sorprese. Magari potrebbe dare suggerimento anche alla Via Lattea per far esplodere prima o poi anche una, 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 una supernova mh, ancora più visibile perché presente all'interno della nostra galassia. Il suo diametro, quindi da parte a parte, è circa 170 anni luce, se pensiamo che, anni luce, scusate, se pensiamo che la nostra è più o meno 100.000 anni luce, quindi significa che è una galassia decisamente più grande, eh, più grande della nostra. Eh, la supernova del 2011 era denominata 2011 FE ed era l'ultima che appunto è stata osservata all'interno di questa galassia, ma già eh, la storia ci parla di, di altre eh, supernove che sono esplose e, eh, nel secolo scorso, ad esempio la 1909A che è stata scoperta appunto nel 1909 ha raggiunto una magnitudine di 12. Eh, nel 1951 ce n'è stata un'altra, nel 1970 anche un'altra e queste ad esempio, quelle che ho citato, queste tre, la 1909A, la 1951H e la 1970G, sono tutte eh, supernove che sono esplose all'interno di una regione di formazione stellare, di una, di una nebulosa fondamentalmente che è NGC 5461. Ed è proprio lì vicino a NGC 5461 che anche questa è esplosa. <ride> Quindi è una zona molto ricca di stelle di grande massa e noi abbiamo visto che comunque dallo, dal mini corso che abbiamo fatto quest'anno sulla formazione, evoluzione e morte stellare, sappiamo che le stelle di grande massa tendono a esplodere eh, prima perché terminano prima il loro, ciclo, il loro ciclo vitale. In particolare, questa ogni tanto mi sfugge, in particolare, questa, questa galassia ha una magnitudine visuale pari a 7,7. Noi siamo soliti pensare che la magnitudine visuale limite del nostro occhio è 6, quindi le stelle, più vi... le stelle ancora visibili dal nostro occhio, anche se deboli, sono quelle di magnitudine 6. Quindi questo 7,7 potrebbe far pensare che di poco non riusciamo a vederla a occhio: in realtà. Come dico, spesso quando si parla di oggetti estesi si parla di magnitudine integrata, cioè della magnitudine che questo oggetto avrebbe se tutta la sua luce fosse racchiusa in un punto soltanto. Quindi equivarrebbe a una stella di magnitudine 7.7. In realtà non è così perché questa magnitudine viene distribuita su una superficie e quindi questa galassia arriva a una, superf a una luminosità superficiale pari a 14,8. L'esplosione eh, che si è verificata e eh, che è stata eh, scoperta da Koichi Itakaki, eh, un, un appassionato fondamentalmente eh, cinese, è stata scoperta il 19 maggio ed è stata fatta registrare con la magnitudine di 14,9. Quindi perché si dice sempre, e ho visto anche titoli che la supernova brilla come tutta la galassia, perché comunque questa è la regola, eh, sta proprio nella definizione delle, delle supernove. Eh, soltanto che eh, la magnitudine intorno alla 14,8 della galassia è in realtà la luminosità superficiale, mentre la stella eh, espelle radiazione da un punto solo e raggiunge una magnitudine pari a quella che abbiamo registrato, 14 che poi è scesa. In, anche in poco tempo, se vogliamo, perché in una settimana già stava a 11, e adesso eh, gli ultimi giorni non, non so a quanto sia arrivata. Non so se Valeriano ha letto la magnitudine di adesso. Eh, comunque, chiaramente tende a brillare più eh, della galassia in termini, eh, in termini molto relativi, è esplosa, eh, quindi come ho detto vicino a una regione di formazione stellare in un braccio della spirale di questa, di questa galassia e se vogliamo andare a vedere qualche immagine eh, di questo oggetto allora dovrei averle qua adesso le prendo non sono queste un attimo allora Contrariamente a mh, altre eh, supernove che sono esplose, questa è una supernova di tipo secondo, quindi significa proprio che è una stella di grande massa esplosa. Quindi non è una supernova di tipo 1A, dove c'è stato scambio di massa con una nana bianca, ma si tratta proprio di una stella singola che ha terminato il suo stadio eh, ultimo di vita, e quindi è implosa. E questa è un'animazione. Dei, dei giorni che hanno preceduto eh, che hanno preceduto l'esplosione perché è stato possibile ottenerla anche a livello di semplici appassionati proprio per il fatto che questa è una galassia molto, molto nota una galassia tra le più fotografate soprattutto in questo periodo che abbiamo visto che l'orsa maggiore è alta quindi come vedete c'è stato proprio un aumento di luminosità della stella che stava per esplodere Fino ad arrivare al 19 che è esplosa effettivamente eh, la supernova. Quindi questo facilita anche il ritrovamento di quale potrebbe essere stata la stella esplosa, perché comunque, essendo una uh, galassia molto battuta sia dai appassionati, ma anche ovviamente dai telescopi professionali, è, è anche più facile andare a cercare di capire quale sia la stella progenitrice che ha dato vita a, a questo oggetto e è stata forse individuata in una supergigante rossa di circa 15 masse solari eh, che è nascosta in un guscio di polvere circostellare. Questa è un'animazione che è stata ottenuta da Patrick Wiggins dell'Università dello Yuda e eh, che quindi mostra proprio... Eh, come si è arrivati all'esplosione, perché sono tre frame che riprendono 33, 18 e 9 ore prima della scoperta ufficiale, quindi l'evoluzione di questa, di questa supernova. L'immagine dopo invece mostra un close-up, quindi una, proprio una, immagini ravvicinate dell'evoluzione della crescita di luminosità di questo oggetto. Questa del 16 maggio. Questa è del 19 maggio, quindi nel momento in cui è stata proprio eh, dichiarata eh, la scoperta, e poi come è cresciuta dal 21-22 maggio. Quindi con l'aumento del domino che abbiamo detto prima, in una, in una settimana ha portato a scalare diverse magnitudini. E questa è una sequenza che è stata ripresa da Martin Bregan del, del Regno Unito. <coughs> e... Questa invece è un'immagine ottenuta da Valeriano, che chiedo se si ricorda come, perché, dove e quando. Allora, questa è un'immagine scattata a 750 mm di focale con il mio solito telescopio F5 e con la Canon 350D. È circa un'ora di esposizione totale, senza filtri, scatti da 60 secondi se non ricordo male. Ok, la zona incriminata è questa: eh, come vedete, qui c'è l'ammasso, eh, ma non c'è eh, la, la, la supernova. Mentre se andiamo a vedere, questa è un'immagine grezza che era stata ottenuta proprio da Ana quella sera, eh, due sere dopo, diciamo. E si vede, questa è un'immagine quindi grezza, un singolo frame, e questa è la supernova. E, ovviamente essendo. Immagine da lavorare, diciamo si, vedono, si vede il nucleo, si vedono i bracci a malapena, proprio per il discorso che dicevo prima, è molto più brillante al centro piuttosto che sulle regioni periferiche, però una volta riprese un po' di immagini ed elaborate, questa è una fase dell'elaborazione e, e qui si vede già la, la supernova, quindi proprio vicino al, all'ammasso e poi una volta elaborata finita l'elaborazione, eccola qua con i suoi colori e questa è la supernova che è stata che è stata ripresa. E questa è stata ripresa con uh, la strumentazione di Tecnosky. E <coughs> quindi questa qui eh, è la stella che, che è venuta a mancare. Ora diciamo che abbiamo un po', un po' scoperto questo oggetto, quindi ricordiamo che per, per trovarla chi vuole andarla a cercare, possiamo andare a vedere sulle ultime due stelle della coda dell'orsa maggiore, disegniamo un triangolo equilatero e al cui vertice andiamo a trovare la galassia M101. Vale, vuoi aggiungere qualche cosa su qualche consiglio sulla... su come riprenderla questo oggetto? Beh, diciamo che non, non è un oggetto proprio facilissimo perché no, non ha una grande luminosità superficiale, come, come dicevi prima. Quindi il consiglio è sempre quello di scattare da un luogo più buio possibile, cercando di allungare un po' i tempi di esposizione, appunto perché è un oggetto abbastanza debole. Ah, ok, eh, ok. Allora adesso che abbiamo un po' parlato di questo, poi se ci sono domande, insomma, eh, chiedete in qualsiasi momento leggiamo e, e rispondiamo. Detto questo, andiamo un po' a vedere quello che evidentemente era il topic di questa, no, di questa nostra serata prima di, eh, de, della scoperta. E quindi quello di andare a vedere un po' il cielo di giugno e cominciare a parlare del cielo estivo. Ne parliamo anche prima dell'estate, perché comunque il cielo estivo. È ricco di è particolarmente ricco di, di oggetti sia stellari che non stellari, quindi di profondo cielo. E quindi ci vogliono almeno due o tre incontri né? facendone eh, facendoli mensili. Cominciamo da, da adesso perché servono due o tre incontri? Perché comunque c'è una parte, come detto, eh, dedicata alla Via Lattea è una parte più stellare. E, e quindi di cose da vedere ce ne sono veramente tante e questo lo possiamo vedere già da, da, questa, mh, da questa striscia di, di luce e di polveri che attraversa il cielo noi avevamo detto marzo-aprile, febbraio-marzo scusate che il cielo era dominato dalle galassie e questa è una questione di prospettiva noi abbiamo una galassia immaginiamo la presa di taglio nel momento in cui eh, dal nostro punto di vista guardiamo lungo il piano della galassia è chiaro che vediamo più polvere vediamo più oggetti e quindi quello ci porta ad avere un cielo più pieno di nebulose eh, e di ammassi eh, stellari nel momento in cui invece dal nostro punto di vista non vediamo dritto nel piano galattico ma vediamo sopra e sotto allora manca la banda di polvere della galassia, manca il centro galattico, ma vediamo sopra, appunto sopra e sotto, dove il, la nostra galassia è più trasparente e ci permette di vedere al di fuori eh, della galassia stessa e quindi verso le altre galassie. Ed è per questo che a febbraio, marzo il cielo è pieno di galassie, mentre adesso che dal nostro punto di vista cominciamo a inquadrare il piano galattico, invece eh, siamo eh, messi in condizione di vedere più banchi di polvere e più ammassi stellari. Quindi quello che vediamo effettivamente, eh, cominciamo dalla parte più semplice del cielo estivo, che è quella individuata da tre stelle in particolare e che sono quelle del triangolo estivo. Il triangolo estivo è dato <coughs> appunto dalle tre stelle principali e che sono Vega, Altair e Deneb. Vega si trova nella costellazione della Lira. Altair si trova nella costellazione dell'Aquila e Deneb si trova nella costellazione del Cigno, che è proprio quella che, eh, su cui marchiamo un po' di più, un po di più oggi. E se andiamo ad accendere le righe che ci semplificano la visione della costellazione, attualmente le vediamo ancora un po' bassotte, però comunque per tutta l'estate saranno eh, molto alte nel cielo. Il cigno è individuato da una forma a croce, tant'è vero che è definita anche come Croce del, come croce del Nord e si trova tra eh, la costellazione della Lira, riconoscibilissima dalla stella più brillante che è quella di Vega, e la costellazione del Cefeo che abbiamo saputo riconoscere durante le... lo studio del cielo dell'orizzonte nord. La stella principale abbiamo detto che si chiama Deneb, che rappresenta la coda del cigno. Anche se molto spesso durante le serate mi sento dire la testa del cigno, ma effettivamente il cigno ha il collo lungo, non è che ha la coda lunga. Quindi, questo è il becco del cigno: si chiama Albireo, questa è la coda del cigno ed è Deneb. Poi c'è un'altra stella principale che si chiama Sadr, che rappresenta il cuore del cigno e che riveste una particolare importanza proprio perché intorno a Sadr c'è una delle zone più belle eh, del cielo estivo, che appunto attraversato dalla Via Lattea non, eh, non è parsimonioso in termini di nebulose e di oggetti da, da osservare e da riprendere. Ehm... Dal punto di vista quindi della, delle stelle è una, una costellazione ricchissima, considerate che tutta la striscia della Via Lattea sono stelle, quindi anche se non avete un telescopio ma avete un semplice tra binocolo, eh, puntare il binocolo verso quest'area di cielo ci si perde, perché comunque anche se non si riconoscono le stelle una a una, la visione che si ottiene è una visione eh, fantastica. E tra tra gli altri ci sono anche oggetti astrofisici particolarmente interessanti, eh, ovviamente non visibili come Cygnus X1, che è una sorgente, la prima sorgente eh, dalla quale si è capito che mh, potesse esservi il, uh, un buco nero. E ci sono ammassi aperti, quindi mh, stelle di recente formazione nate insieme dalla stessa nebulosa, come ad esempio Messier 29 e Messier 39. Poi questi magari li vedremo con un po' più di, eh, di dettaglio in, in futuro. Mitologicamente, appunto, rappresenta un cigno, quindi la, la mitologia è legata a diverse, a diverse storie che, comunque, vertono principalmente su figure di uccelli, quella diciamo, la, la mitologia più semplice è quella che vede sempre legata a, legato all'asterismo, alle vicissitudini amorose, eh, diciamo, amorose di, di Giove, in questo caso, Giove per convincere la bellissima moglie del re di Sparta, quindi non sua, eh, Tindaro, eh, si chiama Leda si trasformò appunto in, in cigno per riuscire ad accoppiarsi con l'Eda, che effettivamente il tutto riuscì. L'Eda part partorì due uova e dal primo uovo nacquero Castore e Cliternestre e dal secondo Polluce ed Elena. Quindi da qui hanno origine anche Castore e Polluce della costellazione dei gemelli. Come vedete le mitologie sono sempre un po' particolari, insomma in pratica qui l'Eda... È come se avesse detto a Giove guarda, piuttosto che andare con te vado con un cigno e alla fine <ride> questo ha fatto perché deve essere abbastanza umiliante trasformarsi in cigno pur di andare con la donna. Comunque vabbè, le mitologie sono sempre un po', un po particolari. Quindi eh, ciò che attualmente ci interessa è riconoscere questa forma del cigno con Deneb, Sadr e Albireo perché all'interno di, di queste stelle eh, ci possono essere utili per andare a ricercare eh, sostanzialmente alcune delle eh, nebulose più belle e più conosciute del cielo. Ad esempio una volta riconosciuta Deneb, proprio al di sotto di Deneb possiamo individuare due nebulose molto famose, questa è la Nord America e Qui non c'è bisogno neanche di spiegare perché si chiama Nord America, questo è il Golfo del Messico, questa è la parte degli Stati Uniti, quindi questa è veramente quasi uguale alla forma dell'America dell settentrionale. E questa è la nebulosa Pellicano, qui, qui c'è un po' più da, da ridire sulla, sulla forma del Pellicano, però comunque questa è la nebulosa Pellicano. La zona di Sadr, come abbiamo detto, è tra le più belle perché anche qua c'è una nebulosa a emissione molto molto brillante tra l'altro queste sono anche relativamente facili da riprendere questo ce lo dirà tra poco eh, Valeriano nel senso anche uno alle prime armi cioè io quando facevo le prime foto e poi io non è che sono tutto questo fenomeno a far foto insomma anche io persino io quando le facevo riuscivo a riprendere queste zone una un po' più complessa si trova invece in un'ala del cigno quindi l'area che sta più in basso ed è rappresentata da queste sottili striature di, eh, di gas e di polvere e che sono chiamate, sono note al pubblico come nebulosa velo. Mentre queste sono eh, nebulose a emissione, cioè sono zone in cui nei paraggi sono prossime delle stelle eh, nate da poco e molto potenti, quindi con la loro energia riescono a a ionizzare il gas che si trova intorno e quindi questo gas poi emette propria luce, quindi il rosso che vediamo è proprio emesso da questo gas, questa invece è il resto di una supernova, quindi è una stella morta come quella che abbiamo visto, una supernova in M101, ma è morta tanto tempo fa e attualmente tutto il gas e la polvere che ha rilasciato Vengo, si stanno espandendo e ciò che rimane è un sottile eh, un sottile velo visibile in fotografia allora dal punto di vista osservativo le nebulose a emissione non, non si vedono perché comunque principalmente emettono nello spettro che è quello fotografico, è quello dell'infrarosso il nostro occhio non riesce ad andare a vedere quindi Puntare il telescopio anche su questo... Ma questo che è un satellite? Sì. Si vede? Sì, è un satellite. Sì, sì. Quindi puntare il telescopio verso queste zone si vede soltanto la stella, si vede soltanto la parte stellare, si vede soltanto eh, la via lattea stellare. Puntare il telescopio verso la eh, nebulosa velo invece è già diverso. A occhio con il telescopio, soltanto con l'occhio, difficilmente si riesce a vedere qualcosa, ma come vedete non c'è soltanto la parte rossa, ma c'è anche una parte blu che ha riflessione e questa va a finire nella nostra possibilità di osservare, però per poterla osservare al meglio, quindi se avete un telescopio, dovete metterci un filtro. Dell'ossigeno terzo, quindi dell'ossigeno ionizzato due volte, interponendo questo filtro all'oculare, allora puntando questa zona di cielo vicino a, alla stella 52 Cigni, riuscirete a vedere effettivamente anche a, ad occhio, quindi senza bisogno della fotografia, uno spettacolo veramente bello che è quello della nebulosa velo vista ad occhio. Abbiamo avuto la fortuna di vederla. Avevo... Eh, Con il Dobson eh, da 30 cm ci sono riuscito. Ma quella sera c'era anche Valeriano stesso. Mi sembra che l'abbiamo vista insieme. Questa è sicuramente la parte più famosa, però è talmente grande come nebulosa che eh, diciamo bisogna spaziare perché all'interno non, non entra tutta. Quindi, questo è dal punto di vista dell'osservazione. Dell diciamo, quindi. Costellazione del Cigno, riconoscendola, possiamo andare a, a osservare sia la parte stellare, visto che siamo in piena Via Lattea, sia la parte eh, nebulare a occhio ancora col filtro ossigeno terzo, la nebulosa Velo, poi serve la fotografia per andare a vedere le nebulose rosse. Un'altra nebulosa che vedremo però la, la prossima volta è... Un altro tipo di nebulosa, però mi, piaceva, mi faceva piacere farla vedere. È una foto che è stata ottenuta da Monica Trevisani, eh, ed è una nebulosa planetaria. Questa si trova nella costellazione della Volpetta, sempre in zona. È uno delle, dei principali oggetti del cielo, eh, del cielo estivo, quindi questo poi lo vedremo meglio la prossima volta. Però mi piaceva piacere far vedere l'immagine. Adesso per la parte di ripresa invece lascio proprio a Valeriano che magari ci fa vedere qualche foto ottenuta, ci dice come è stata ottenuta e poi vediamo un po' come riprenderla e un po' di, di elaborazione. Grazie Stefano. Allora condivido lo sì, schermo Sì, interrompo. Ok. Allora, come diceva Stefano, questa è una zona molto ricca, quindi per chi vuole fare foto è, è l'ideale ed è anche il momento ideale per, per la ripresa. Ecco, iniziamo solo con un'immagine un diciamo, a largo campo, questa è un'immagine ottenuta con un obiettivo da 35 mm di focale e con una camera non modificata. E come vedete, anche eh, con una normale reflex, eh, con scatti da circa 30 secondi sommati per arrivare ad un'esposizione comunque di pochi minuti, non ricordo bene, ma 10-15 minuti, già queste nebulose eh, sono molto visibili. Ecco qua, vediamo uh, la nebulosa nord America e la pellicano, ovviamente dimensioni molto ridotte vista la focale è corta. E, e qui vediamo invece la zona uh, nebulare di Sadr. Quindi, già con una strumentazione minima, quindi con un obiettivo da 35 mm e uh, semplicemente un astro inseguitore, si può fare una foto del genere e già abbiamo individuato gli oggetti principali eh, di cui parlava Stefano. Ovviamente poi, eh, al crescere della focale, possiamo ottenere immagini sempre più eh, dettagliate. Al crescere della focale però uh, crescono anche un po' le problematiche, come sappiamo l'inseguimento diventa uh, un po' più difficile, ma ancora uh, alla portata di un normale astroinseguitore anche meccanico, come abbiamo parlato più volte nelle uh, le, le lezioni precedenti, quindi abbiamo parlato del mini track per esempio che può essere utilizzato uh, allo scopo. Ecco, questa è un'altra immagine, qua uh, siamo ad una focale di mh, 105 mm. Quindi con un obiettivo comunque abbastanza luminoso, F2.8, uh, stessa tecnica, quindi uh, scatti che possono variare dai 30 secondi fino al minuto, uh, sommati insieme per arrivare comunque a un'esposizione almeno di uh, 15 minuti, 30 minuti, meglio se uh, riusciamo a catturare più segnale perché poi l'elaborazione sarà... Uh, più semplice, quindi come vediamo già a 105 mm i dettagli delle nebulose crescono molto. Vediamo cominciamo a distinguere bene la Nord America con le, con le sue forme e la Pellicano, che è questa zona qui, e vediamo anche meglio uh, la zona nebulare di Sadr. Quindi qua siamo a 105 mm. Qui però ho utilizzato una camera modificata, quindi uh, una camera a cui è stato uh, tolto il filtro e quindi capace di catturare maggiormente questa, uh, questa parte dello spettro luminoso. Ecco, la camera in questione è questa, è la, la Canon 350D, a cui adesso è collegato però un obiettivo da 400 mm, l'obiettivo che ho usato per, per la foto successiva che vi faccio vedere adesso, che è questa. Ecco qui. Quindi qua siamo a 400 mm di focale, uh, ho abbandonato l'astroinseguitore perché qui uh, siamo su focali un po' più importanti, quindi l'inseguimento deve essere più preciso, quindi questa è stata fatta con una vera e propria montatura, uh, in questo caso con la EQ3. Che è la più piccola delle, delle montature, senza inseguimento, cioè senza guida, scusate. Eh, con i motori che servono ovviamente per l'inseguimento, ma senza un ulteriore sistema di autoguida. E come vediamo, ehm, ho preso sia parte eh, della nebulosa Nord America, che è questa qui in basso. Questo in particolare si chiama Muro del cigno, questa parte della, della nebulosa. Che vedete che viene ripresa a focali molto più spinte per evidenziarne ancora di più i dettagli perché è una zona molto ricca di dettagli mentre più in alto qui c'è la zona del pellicano diciamo ok quindi um, questa sera vi faccio vedere velocemente come sono arrivato a questa a questa immagine la uh, situazione di partenza era questa questo è uno scatto singolo quindi uh, facendo uno scatto singolo di cui vi dico i dati Ogni tanto prima di iniziare la sessione faccio uno scatto di prova, di solito lo faccio più lungo di quello che poi userò per capire se ehm, la montatura sta lavorando bene, questo è uno scatto da 88 secondi. Uh, quindi a ISO 800 con la focale che vi dicevo 400 mm, e uh, come vedete già lo scatto singolo presenta uh, dei dettagli. Quindi, come diceva Stefano, sono zone abbastanza semplici da, da fotografare. Sia perché possiamo usare qualsiasi focale, sia perché comunque um, l'oggetto um, lo, che andiamo a riprendere è sia esteso che luminoso. Quindi, è facile da individuare e facile da riprendere a, a, proprio um, per la sua uh, buona luminosità. Quindi questo è lo scatto singolo, quindi eh, dopo averne fatti diversi, sempre dello stesso tempo, dopo aver fatto i dark, dopo aver fatto i flat e i bias, eh, diamo tutto in pasto a Deep, uh, Deep Sky Stacker, come abbiamo visto le volte precedenti, e poi iniziamo l'elaborazione. Io mm, comincio sempre con Lightroom, quindi i, i primi passaggi preferisco farli sempre con questo programma che è molto versatile. Quindi questa è l'immagine... Uh, aperta con Lightroom dove già ho applicato delle, uh, delle diciamo, elaborazioni, quindi la ripristiniamo a livello di partenza. Ecco. Quindi, um, a causa anche del fatto che uso una camera modificata, come al solito il, il, il colore tende sempre al rosso, ma noi lo um, sistemiamo subito con lo strumento uh, di bilanciamento del bianco quindi clicchiamo su una zona uh, priva di, di dettagli, quindi una zona di cielo, uh, e l'immagine uh, diciamo, viene uh, risistemata nei suoi colori, anche se è uh, priva di contrasto. Quindi, uh, come al solito, la, la fase successiva è quella di uh, aumentare i contrasti dell'immagine. Quindi lavoriamo con tutte queste levette che ci troviamo qui sulla destra, tenendo sempre d'occhio l'istogramma. Quindi cerchiamo di um, allargare l'istogramma che come vedete è molto stretto. Quindi significa che um, i contrasti sono bassi e noi dobbiamo cercare di strecciare l'immagine, si dice. Quindi di allargare questo istogramma e quindi aumentare um, le informazioni dell'immagine. Quindi lo facciamo cercando di um, aumentare, diciamo... Uh, la luminosità dei pixel che contengono la nebulosa e diminuire la luminosità del fondo cielo. Quindi ecco, la tendenza è quella di abbassare i neri e le ombre, aumentando, aumentando gradualmente l'esposizione, quindi fino ad avere un aumento del contrasto. Come vedete l'istogramma si sta allargando. Quindi diamo sempre un'occhiata all'istogramma per capire se stiamo andando nella direzione giusta. Aumentiamo anche un po' la chiarezza che ci aiuta sempre in questo, in questo diciamo, lavoro. E continuiamo ad agire con questi altri strumenti che agiscono direttamente sulla curva, quindi con questi altri cursori. Come ho detto più volte, questo si può fare con qualsiasi programma, anche con GIMP si lavora bene con la curva e si ottengono gli stessi risultati. Quindi se non avete Lightroom non c'è nessun problema. Ecco, ci lavorate un po', ci perdete un po' di tempo fino a trovare eh, una situazione diciamo ottimale, quindi Facciamo più tentativi e vediamo dove riusciamo a ottenere un istogramma più largo possibile, stando attenti soprattutto alla zona di destra, quindi a non bruciare le alte luci, perché se io ecco aumentassi troppo i bianchi, ecco comincerebbe a vedersi questo picco qua sulla destra, non so se si vede. Questo picco significa che eh, le, le stelle praticamente, le zone più luminose sono bruciate, stanno iniziando a bruciare, quindi significa che anche con elaborazioni successive sarebbe difficile poi recuperare il colore delle stelle. Quindi quando facciamo questo lavoro dobbiamo notare di non, di non mandare troppo su questa parte dell'istogramma. Quindi vabbè, adesso esagero per farvi vedere che succede. Ecco, stiamo andati troppo su, quindi le, le informazioni sulle stelle, proprio su... Sulle, sui punti di luce uh, più intensi sono, sono perdute quindi non potremo poi vedere il colore delle stelle nell'elaborazione finale a volte mi chiedono appunto perché nelle immagini manca il colore delle stelle e spesso il problema è questo perché se le saturo poi non, non, non tiro fuori il colore quindi dobbiamo stare attenti a fare questa cosa um, diciamo io ho preparato già um, un preset Lightroom permette di fare tutti diciamo, questi cambiamenti e poi salvarli. Quindi si salvano come preset che possiamo andare a richiamare successivamente. E allora la procedura mi pare che era: sì, qui andiamo nel menu sviluppo e facciamo un nuovo predefinito. Quindi facendo così. Um, diamo un titolo a questo predefinito che magari ci fa capire dove l'abbiamo usato e per che cosa e poi lo salviamo, lo creiamo e lo possiamo applicare anche alle immagini successive. Non è detto che calzi perfettamente per le immagini successive, però potrebbe essere un punto di partenza um, anche per immagini diverse. Ok, quindi dopo aver fatto questi, questi cambiamenti salviamo l'immagine. La esportiamo sempre come tiff. Perché dobbiamo continuare l'elaborazione. Ecco, quindi vedete il formato è già impostato. Ok e quindi la ritroviamo nella cartella uh, di destinazione. A questo punto possiamo um, continuare l'elaborazione con un altro software. Uh, vi ho accennato all'uso uh, di, di PixInsight, quindi vedremo qualche altro passaggio che possiamo fare con PixInsight, che comunque um, è un passaggio facoltativo, perché l'immagine che abbiamo ottenuto può essere uh, diciamo, elaborata sia con Lightroom ancora. Oppure con altri programmi come Gimp che sono anche molto intuitivi. Io, però ecco, faccio qualche altro passaggio con, con Lightroom, Pix eh, Insight, scusate, e poi useremo un terzo programma per la riduzione del rumore, eh, che, che diciamo di solito è la parte più ostica. Eh, arrivare fino a questo punto è piuttosto semplice, però poi ottenere ecco, un'immagine pulita è un po' più difficile. Quindi, io sono sempre alla ricerca di programmi che riescono a, a gestire bene questa. Questa parte sinceramente, diciamo la riduzione del rumore di PixInsight non è molto efficiente, cioè, non mi, almeno personalmente non, non mi piace molto. E allora cerco sempre alternative, eh, diciamo, in giro nella, nella rete e spesso trovo programmi validi. Allora, eh, continuiamo a fare qualche passaggio con PixInsight. Se si degna di partire magari. Eccolo. Il programma anche un pochino pesante, quindi serve anche un, un computer abbastanza potente. Se ci sono domande eh, scrivetele oppure accendiamo il microfono e potete fare a voce. Ok, il programma è partito. No, questa è già elaborata, ne prendo un'altra, eccola questa. Ok, quindi questa è l'immagine importata da Lightroom, e l'abbiamo ecco, caricata su, su PixInsight che uso eh, molto per lavorare sui diametri delle stelle perché quando eh, riprendiamo una nebulosa eh, la presenza delle stelle, che è di per sé comunque bella va a nascondere un po' la nebulosa quindi eh, la maggior parte del... del eh, diciamo, Dell'utilizzo che faccio di PixInsight va in questa direzione, cioè nel, nel cercare di ridurre un, pechi, un pochino i diametri uh, stellari, che risultano abbastanza grandi anche perché utilizzo uh, un obiettivo fotografico che non nasce per, per la ripresa del cielo profondo, quindi tende a creare stelle abbastanza grandi, come vedete qui. In questo, preferisco molto il telescopio che ho, che è un riflettore che. Generando gli spike eh, da una sensazione di maggior nitidezza sulle stelle. Quindi, questo è un, diciamo, una mia, un mio gusto, che per altri può essere esattamente l'opposto. Quindi, come facciamo a, a ridurre i diametri delle stelle? Innanzitutto, creiamo una maschera di stelle. Quindi, con eh, questa, questa funzionalità che troviamo sotto il menu Processi, possiamo andare in automatico a riconoscere le stelle sostanzialmente quindi facciamo partire il processo In questo programma c'è un requisito di ram minima Penso di sì, non so quale sia, però comunque ne consuma abbastanza. Io ho 8 giga comunque, non tantissimi, e, e ancora ce la fa. Ah, richiede anche processori veloci perché i processi che ha sono molto impegnativi, quindi um, è un programma abbastanza uh, diciamo, pesante per i computer. Ecco, ha creato eh, la maschera di stelle. Come vediamo tutti questi puntini bianchi rappresentano appunto la posizione delle stelle principali dell'immagine. Quindi noi adesso applichiamo questa maschera all'immagine. Ecco, da, da questo momento in poi qualsiasi processo eh, si riferirà solo alle stelle. Quindi se voglio aumentare la saturazione... Ora posso agire direttamente sulle stelle, se voglio eh, diminuirne il diametro il programma adesso agirà solo su, eh, sulle stelle, appunto perché abbiamo creato una maschera che protegge tutto il resto dell'immagine. Quindi il modo più semplice per ridurre il diametro, adesso magari eh, cerco di ingrandire un po' così poi vedremo la differenza. Ecco queste sono un gruppo di stelle, vediamo cosa succede se applico questo processo. Questo processo va proprio a modificare la dimensione della stella. Ok, quindi è impostato su erosione, quindi andrà diciamo, a mangiare i pixel delle stelle eh, facendole diventare più piccole. Non so se vedete la differenza. Adesso lo, lo mando un'altra volta così è più chiaro. Ecco, vedete le stelle sono diventate questi puntini minuscoli. Ovviamente non dobbiamo esagerare perché questo poi attorno alla stella, dato che la maschera non è perfetta, io l'ho fatta senza alcuna modifica, eh, quindi si possono generare degli aloni attorno alle stelle che poi non sono molto belli da vedere, però questo aiuta a far emergere di più la nebulosa. Quindi se io adesso to tolgo la maschera, vediamo l'effetto che ha avuto. Ecco, non so se si vede la differenza, però le stelle sono diventate molto piccole, soprattutto quelle... Queste qua all'interno ecco, della zona, diciamo quelle più grandi, non, non, la maschera le ha un po' protette troppo, quindi non abbiamo agito molto su quelle, ma abbiamo agito su quelle più piccole, che sono diventate veramente eh, minuscole. E questo aiuta poi nell'elaborazione successiva, perché riusciamo a, a, a lavorare meglio, per esempio alzando le curve, se le stelle sono troppo grandi viene un alone di luce che non, non serve a niente, cioè non mi, fa, non mi fa guadagnare nulla in dettaglio. Mentre se io spengo le stelle e poi applico di nuovo una curva, riesco a far emergere di più la nebulosa. Diciamo il principio è questo. Addirittura ci sono dei programmi che riescono a togliere completamente le stelle dall'immagine, tipo StarNet, si chiama è il programmino gratuito che a volte utilizzo. Uh, questo praticamente analizza l'immagine, toglie tutte le stelle e lascia solo la nebulosa. In quel modo noi possiamo agire uh, selettivamente solo sulla nebulosa e saltarne magari um, il segnale, i dettagli e poi uh, riunire l'immagine uh, stellare e, e quindi ottenere un'immagine uh, più incisiva. Questa è una via di mezzo, cioè io qua non separo le stelle dalla nebulosa, però le rendo più piccole in modo tale da poter um, lavorare meglio. Ecco, dopo aver fatto qualche altro processo, uh, vi farò vedere il programma che utilizzo attualmente per la riduzione del rumore, che vediamo comunque presente nell'immagine. Non so allora, se... Ma uscito... c'è Manica che chiede se le dimensioni sono precaricate. Della maschera? Manica, se vuoi attivare pure il microfono, se, se fai prima. Eh sì, ehm, ho visto in quel box sì. del, dell'Erosion che c'erano già um, dei valori. Sì. Interessante. Sì, in sì. Mount sull'1. Ecco. Brava, sono sì. I valori che hai impostato tu, oppure sono già nel programma? No, questi sono già impostati nel programma e 1 significa che il filtro lavora al massimo. Ovviamente, se io voglio fare una cosa più delicata, sposto questo cursore. Okay. e quindi rendo l'effetto più, più dolce, ma addirittura questo si usa anche nel caso io um, ho stelle allungate, per esempio se io ho stelle allungate diciamo lungo l'asse X, io posso uh, addirittura cambiare la forma delle stelle con questo, um, con questo filtro e quindi ridurle solo lungo un asse, e, um, bisogna agire su questi quadratini qua, bisogna praticamente dare una forma opposta. Cioè se la direzione che voglio diminuire è l'asse X, devo lasciare accesi solo i quadratini lungo Y. Quindi tolgo tutti questi a fianco e lascio una linea verticale. Il programma praticamente va a erodere uh, la stella lungo l'asse X. Capito, quindi potrebbe essere addirittura utilizzato per um, eh, le fotografie delle comete che magari lasciano la... Sì. La sì, sì, sì. No. sì. Beh, sì ovviamente però se, se, se la strisciata della stella è piccolina, perché se sì, poi è sì, troppo sì. lunga bisognerebbe applicarlo troppe volte e quindi poi vengono fuori okay. degli artefatti. Comunque serve per modificare la forma delle stelle. Quindi okay. io l'ho usata in maniera simmetrica, quindi per ridurre il diametro. Però si possono addirittura cambiare ehm, eh, diciamo, i rapporti tra asse X e Y. Non so se mi sono spiegato. Insomma. Sì, chiaro. Addirittura può, può correggere il coma, quindi l'effetto coma delle stelle, però è un po' difficile da usare in quel senso, anche se, se è possibile. Quindi, il, diciamo, questo, la, la leva più importante su cui si agisce, comunque, è questa qui. Questa uh, dà l'intensità del, del filtro. No, no, grazie. Prego. Ok. Quindi, come dicevo, um, Uh, PixInsight ha una riduzione del rumore, però non mi soddisfa uh, molto. Quindi, io di solito lavoro, faccio le cose che, che devo fare con PixInsight, poi esporto di nuovo l'immagine, sempre in TIFF. Ricordatevi che finché lavoriamo, finché modifichiamo uh, l'immagine, lavoriamo in TIFF. Poi, quando l'immagine è pronta, possiamo anche salvarla definitivamente in JPEG se, se non vogliamo continuare in futuro poi a modificarla. Vi consiglio sempre però di lasciarvi un tiff dell'immagine, anzi un tiff per ogni passaggio che fate, in modo tale da poterlo poi riprendere. Quindi um, salviamo l'immagine. Ok. Vabbè, esiste già, quindi non lo risalvo di nuovo. E um, lavoriamo ora con un programmino che credo di non avervi mai fatto vedere, che è uh, Topaz The Noise. Praticamente questo programma utilizza, come quasi tutti adesso, algoritmi di intelligenza artificiale per uh, diciamo, capire uh, qual è il pattern di rumore dell'immagine e eliminarlo senza uh, però eliminare i dettagli. E devo dire che uh, questo programma ci riesce abbastanza bene. Non, è, non nasce per le foto astronomiche, quindi non è un, un programma diciamo, appositamente ideato per... Uh, per le foto astronomiche, però ho visto che si comporta abbastanza bene. Esistono anche dei programmi simili a questo che utilizzano quindi algoritmi simili e sono specifici uh, per le immagini astronomiche. E, uh, ne ho trovato uno che lavora con Pix Insight, praticamente è un plugin e si chiama uh, X Noise Terminator. e um, È disponibile anche in versione di prova. Poi vi faccio anche vedere da dove, da dove si può scaricare, solo che la versione di prova dura veramente pochissimo, non, non ricordo se eh, mh, tre o cinque giorni, comunque è veramente breve, quindi eh, insomma voi lo valutate, ma devo dire che fa un lavoro veramente eccezionale, io l'ho provato su alcune immagini poi non l'ho potuto testare molto perché la, pro, la prova è terminata e veramente è fenomenale, non, non, per adesso non c'è di meglio, quindi si chiama X Noise Terminator, e non costa nemmeno molto e avete anche possibilità di fare una cosa, Pix Insight um, fornisce anche una licenza di prova gratuita che dura 45 giorni, quindi per chi non lo ha lo può scaricare, richiedere la licenza che dura 45 giorni e provare anche questi plugin ma secondo me se lo provate <ride> lo comprate sicuramente perché ha una c'è cioè un qualcosa di straordinario infatti io sicuramente lo, lo comprerò comunque a parte questo vi faccio la modica cifra allora uh, il plugin mi pare costa sui 60 dollari one shot sì mi pare che sia un acquisto una tantum e basta e invece PixInsight mi pare sia sui 250 euro, però non ho capito se eh, una tantum. Oppure una eh, cambiale? Eh, perché io sto ancora, ah. diciamo, sto ancora in versione di prova, quindi me la cavo. Però dopo. Voglio... Okay, allora aspettate la seconda data di Valeriano <ride> e, poi, e poi vediamo. Però comunque dura molto quella di PixInsight, quindi potete veramente usarlo e capire bene il funzionamento e, e, e provare questi plugin. Intanto, ecco se invece poi non, non ne avete voglia, potete usare questo che comunque è a pagamento, una tantum, non mi ricordo di preciso il costo, magari lo vediamo. E, e lavora in questo modo. Voi caricate l'immagine, ecco. Ehm, poi l'immagine ecco, viene centrata su una zona che potete decidere voi poi eh, di spostare, viene fatta un'analisi. Vabbè, genera una, una piccola anteprima, qua non si vede molto, e i parametri ecco, sono di solito impostati dal programma a livelli piuttosto bassi di riduzione, ma dato che abbiamo un'immagine molto ru rumorosa, noi eh, diciamo al programma che vogliamo rimuovere più rumore. Quindi spostiamo semplicemente il cursore verso destra, sempre gradualmente per vedere l'effetto che otteniamo. Magari prova a zoomare un po' di più l'immagine, così si vede meglio il risultato. Ecco, magari ci mettiamo in una zona. Non so se vedete la differenza. Eh, sì, sì. Quindi praticamente elimina quasi tutto il rumore e in un click quindi è un qualcosa di eccezionale. Ovviamente possiamo ancora aumentare. Inoltre aumenta anche il dettaglio, perché c'è quest'altro cursore qui che, diciamo, tenta di togliere il rumore e aumentare i dettagli, però da usare con cautela perché può creare problemi sulle stelle. Noi ci proviamo un attimo, vediamo cosa fa. Perché tende poi a, a rendere le stelle un po' troppo, eh, diciamo, eh, vedete? Allora, questa è l'immagine di partenza e questa è quella ripulita. Le stelle però diventano troppo incis, incise, quindi non, non, non mi piace molto questo effetto, io tendo a, a tenerlo abbastanza basso. Però la cosa fantastica è che ha tolto tantissimo rumore, adesso ecco vediamo un'altra zona per esempio dove il rumore si concentra nelle zone più scure, no? Ecco vediamo che qua è tutto, l'immagine è permeata proprio dal rumore, applicando questo filtro il rumore va via. Ecco, NoiseX Terminator lavora ancora meglio, perché addirittura lavora anche sulle stelle, le rende più, più, più rotonde, è come se facesse un po' quello che abbiamo visto prima, però tutto da solo, tutto in automatico, e praticamente l'immagine cambia totalmente. E ripeto, cambia in un clic. Quindi sono software veramente, non lo so, veramente fantastici. E, e ci semplificano di molto il lavoro, quindi invece di passare uh, un'ora a elaborare, a ritoccare, a fare, il programma fa quasi tutto da solo. Ovviamente noi la parte, di, uh, la parte che abbiamo visto con Lightroom, quella dobbiamo farla noi e, e da quella dipende poi molto il risultato finale, però per um, le, i miglioramenti cosmetici, diciamo, quindi la riduzione del rumore il miglioramento de delle stelle ormai ci sono programmi che fanno tutto in automatico con risultati direi ottimi quindi ecco poi un una volta che abbiamo trovato il giusto compromesso salviamo l'immagine a questo punto se pensiamo che l'elaborazione sia terminata possiamo anche salvarla in jpeg Ora sta applicando ovviamente il filtro a tutta l'immagine, quindi ci mette un po' più di tempo e poi la salva. Vale, quindi questo programma agisce soltanto su uh, file grezzi, comunque non no, riesce sul JPEG a fare qualcosa? No, riesce anche sul JPEG. Se il JPEG è di, di alta qualità ci riesce anche. Però l'ideale è sempre quella di lavorare da file grezzo ma questo lavora su tutte le immagini anche immagini normali quindi no, ripeto non è specifico per le, per le foto astronomiche infatti sulle stelle diciamo che pecca un pochino cosa che invece non fa uh, Noise X Terminator perché è nato uh, proprio per quello e, e quindi ecco poi noi ci troviamo l'immagine uh, diciamo senza, rum cioè senza rumore con la maggior parte del rumore tolto che sarebbe questa e diciamo che per un'esposizione di poco tempo, considerando il segnale che abbiamo raccolto e la pulizia dell'immagine finale, direi che possiamo essere soddisfatti. Insomma, è bellissima la tridimensionalità che viene data dalle nebulose oscure. In basso. Sì, le nebulose sì. oscure sono fantastiche. E questa è un'immagine comunque poco profonda, perché po l'esposizione totale è, è poca. Ma aumentando ancora, queste zone diventano veramente stupende. Già qui con, con un paio d'ore di esposizione viene fuori di tutto. Quindi vi, vi invito a, a iniziare a, a fotografare eh, il cigno perché è davvero una zona ricchissima, soprattutto questa, questa parte qui. E poi c'è poi la velo che la velo pure è una cosa eccezionale come, come nebulosa. Ecco per esempio un miglioramento che ho ottenuto tramite i programmi che vi dicevo prima. È questo: questa era la prima versione dell'immagine. Eh, comunque ripeto che ho, ho un tempo di esposizione totale qua davvero basso, per meno di un'ora. Sempre fatta a 400 mm, questa. E comunque l'immagine è rumorosa, quindi non potevo fare altre elaborazioni perché è davvero molto rumorosa. Ho applicato X Terminator, ho fatto qualche altro passaggio. E ho ottenuto questo vediamo qua nebulose sono molto più evidenti perché sono riuscito ad andare avanti nell'elaborazione il rumore che avevo in precedenza mi obbligava a fermarmi cioè non potevo fare più nulla però una volta che riusciamo a eliminare il rumore così bene possiamo continuare l'elaborazione e quindi esce più polvere rispetto certo, a che certo. prima che prima dovevo tenere diciamo, i livelli di luminosità più bassi per non esaltare ancora di più il rumore. Se lo eliminiamo possiamo far vedere più cose, anche co con immagini che non hanno esposizioni molto, eh, molto alte. La, per la ripresa usi qualche filtro in particolare oppure... Eh... Sì, da qualche tempo uso un filtro UHC, che vi posso anche far vedere se sì. riesco a... Questo è EOS clip, cioè va direttamente sul sensore. Eccolo. E l'effetto in pratica è quello di limitare. L'effetto è che aumenta il contrasto della nebulosa, spegne un po' tutte le zone intorno, quindi il fondo cielo è già più buio e la nebulosa risalta di più. Quindi è un filtro che aiuta molto contro l'inquinamento luminoso, per esempio. Eh, per Però, qualsiasi se... tipo di Sky, nel senso galassie? No, o... no, galassie non tanto. Ah, Sulle galassie okay, non va tutto. tanto bene perché spegne anche quelle. Quindi è, è più adatto per le nebulose. A emissione? A allora, emissione. Perché per che quelle a riflessione cioè hanno sì, lo stesso problema. Sì, esatto, stesso problema. Sì. Infatti su questa mi ha spento un pochino diciamo, la parte blu, no? della velo si vede predomina di più il rosso rispetto a, a, alla parte diciamo blu appunto perché viene attenuata questa quindi è fatta a 400 mm di focale e poi ne ho fatta anche un'altra della velo sempre con il telescopio quindi a 750 mm è questa questa è l'altra parte sì è la parte che manca in quella praticamente anche questa con, con il filtro anche qua siamo sull'ora e mezza di esposizione totale. No, il filtro aiuta molto perché aiuta molto nell'elaborazione, rende la nebulosa più contrastata e quindi è più facile tutto il processo. Quindi vi consiglio anche l'uso di un filtro del genere o anche di più efficaci. Questo è un filtro diciamo, di fascia medio-bassa, però già lavora abbastanza bene. Sono curioso di vedere in Stellar come funziona ad esempio su questo oggetto qua. Eh, sarebbe sì, bello puntarlo e vedere come lo rende. Manica, capito? <ride> 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 appena, appena possibile, magari cominceremo a usare pure il nostro, visto che è ancora in tonso dentro la scatola. Però. <ride> <ride> Poi... Bene. Allora, intanto se c'è qualche domanda Vale, se vale, vuoi aggiungere qualcosa. Ma diciamo, ecco il discorso è completo. Se qualcuno ha delle domande, delle curiosità, possiamo sì. ah, intanto, io uh, parlare all'inizio. Approfitto per mandare un saluto a, a tutti quelli che sono stati in difficoltà in questo periodo. Per, uh, per il medio, quindi, se qualcuno ci segue segua di Romagna, insomma, noi, noi qui parliamo di cose piacevoli eh, però insomma ci rendiamo sempre conto che, che ci sono problemi e a tal proposito anche per questo visto che è a periodo di 5 per 1000 eh, ribadiamo il fatto che noi non lo chiediamo per noi mh, nemmeno, nemmeno siamo elegibili per poter dare il 5 per 1000 però ecco se qualcuno vuole fare qualche cosa eh, visto che va devoluto può essere e magari eh, può essere fatto per, per cause, diciamo, ben socialmente più importanti, eh, In Emilia-Romagna ci sono stati problemi a persone, a animali, leggevo anche di canili allagati, insomma, tante cose che, che meriterebbero eh, un appoggio, ovviamente, più di quanto possa eh, essere meritevole l'associazione che fa fondamentalmente divulgazione astronomica, quindi ecco, magari l'invito. È di devolvere 5 per mille a cause che, che effettivamente servono a livello sociale ok mi sembra che non ci siano eh, domande come sempre l'invito se qualcuno ha strumentazione per far foto ma anche se qualcuno mh, riesce a osservare eh, un binocolo, un telescopio, insomma, di, di farci partecipe di, di, un, di un report di, di, di qualcosa, di com'è andata, di quali strumenti ha usato, di quello che è riuscito a vedere o riuscito a fotografare, oppure se c'è la foto di mandarci proprio la foto e magari la facciamo vedere alla prossima diretta. E Beh, noi siamo sempre disponibili anche per email, insomma, se. Qualcuno sì, sì, sì ha... per email, se c'è qualche problema di elaborazione, magari la, la vediamo insieme. Eh, assolutamente sì con piacere e, ma se potessi usare il C8 cambiando l'ASI 224 cosa potrei scegliere? allora sulle CCD diciamo l'esperta è Ana quindi io venendo dal mondo della Reflex non, 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 non ne so molto di CCD quindi è una risposta che lasceremo magari Adana. Allora, appena, appena torna poi facciamo e col C8 io ho sempre sempre riduttore di focale perché altrimenti sia in seguimento che poi effettivamente dimensioni delle stelle non, eh certo. non mi è mai stato così simpatico eh no beh quelle focali sono molto impegnative assolutamente sì, sì, sì. vabbè comunque questa poi la giriamo ad nel momento in cui starà, starà meglio e, va bene, diciamo che i prossimi appuntamenti dovrebbero essere la settimana prossima con, con Ivan, poi daremo conferma via mail. E poi l'8 giugno sicuramente eh, tornerà Pia Stone e eh, parleremo delle, dei nuovi risultati delle, per quanto riguarda le onde gravitazionali. E poi comincerà il terzo corso, quello che ci porterà fino a fine stagione, eh, che riguarda proprio la Via Lattea. Abbiamo già cominciato con dei webinar di introduzione alla Via Lattea, alla cartografia della Via Lattea, alle, alle associazioni AB. E adesso andremo a, a fare proprio un piccolo eh, mini corso su sulla nostra galassia. Quindi questo inizierà a metà, a metà giugno per tre incontri. E ho detto. Uh, in esattezze, Ivan mi, mi corregge, però... tutto corretto. Ok, uh, ancora ci sto con la testa. Va bene, grazie, grazie mille. Grazie mille a tutti. Grazie, vale. grazie, grazie Stefano, siamo grazie, la... Ivan. Grazie Ivan. Ci <ride> vediamo la prossima settimana per, per il nuovo incontro. Grazie mille. Buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao.